Oggi a Terza Pagina parliamo di franco coloniale, un tema forte sullo scacchiere economico mondiale, ma prima prendiamo il volo con l'arte e scopriamo insieme come. Il fascino primitivo di Peter Bruegel il Vecchio sulla fusoliera di un modernissimo aereo. L'idea della Brussels Airlines, compagnia aerea di bandiera del Belgio, che ha chiesto a due artisti fiamminghi contemporanei di dipingere la livrea di uno dei suoi apparecchi per celebrare il grande pittore a 450 anni dalla morte. I due artisti, che quest'anno rappresentano il Belgio alla Biennale di Venezia, hanno selezionato alcuni dei più celebri dipinti di Bruegel per riadattarli ai 37 metri di lunghezza dell'aeroplano e li hanno dipinti a mano in un arco di tempo di 18 giorni. Bruegel il Vecchio è la sesta icona belga a cui viene dedicata una livrea di aerei della Brussels Airlines, dopo Tintin, la squadra nazionale, Magritte, Tomorrowland e i Puffi. Il 21 maggio del 1973 muore a Roma Carlo Emilio Gadda, uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento e grande prestigiatore di parole, autore del famosissimo quel pasticciaccio brutto di Via Merulana. Importante strumento di cooperazione per alcuni, un retaggio coloniale per altri. Il dibattito sul franco africano è tornato di moda sulle due sponde del Mediterraneo. Ne fanno una panoramica senza sconti Fanny Pigeot e Ndongo Sambasilla in un libro edito in Italia da Fazzi. Lo Stato francese attraverso il franco CFA ha un controllo politico sui paesi africani che usano questa moneta e pure sulle loro economie, quindi è una moneta che favorisce chiaramente la Francia e i suoi interessi economici. È un dispositivo chiave di quella che definiamo Franciafrica, ovvero un sistema complesso di interessi che riunisce governo e imprese francesi ed elite africane. E nessuno di questi ha interessi che la Francia si faccia da parte, perché la Francia garantisce gli interessi delle sue imprese in Africa, ma pure la permanenza al potere di quell'elite africana. È una storia di rendite di posizione, come lo sfruttamento dell'uranio del Niger, e di limitazioni di sovranità, quella del franco postcoloniale, che, sostengono gli autori, dati alla mano, ha impedito lo sviluppo dei 15 paesi che ne fanno uso, situazione aggravatasi con l'arrivo dell'euro. Abbiamo dei paesi poveri la cui moneta è ancorata a quella dei paesi ricchi e quindi una delle conseguenze è che i prodotti esportati dai paesi che utilizzano il franco CFA sui mercati non sono competitivi. Lo spauracchio per Parigi si chiama Cina, potenza che sta estendendo la propria influenza in Africa e gli investimenti di Pechino cominciano a sedurre molti governi dell'area francofona, in forza anche di un astio covato nel tempo. Le giovani generazioni vogliono uscire dal franco e premono per avere una moneta comune per l'Africa occidentale che lo rimpiazzi. Ci sono diverse idee e tanti movimenti di contestazione che vengono da più parti, per cui si vedrà, ma certo è un sistema sempre più instabile e sempre meno sostenibile. Et donc on verra.